Vi dovete mettere vergogna, siete gente di merda, abbandonate i cagnolini, guardate qua questo povero cagnolino che abbiamo trovato, vergognatevi, siete veramente la schiuma della gente, vi dovete solamente vergognare, guardate qua questo cane come è ridotto, ma ti devo scurn, mettetevi vergogna, vergogna! Non si può abbandonare un cagnolino, non si può, se non le volete tenere, non le fate le cucciolate, poi magna, facite cucciolate, poi va a buscare i sordi. Ma ti devo scuorn, si dà schiuma nell'uomo e nel femmino. Ragazze, eccola qui a neve, bella lavata, profumata, a giocare con Rocky. Guardate qua che pelo bello che gli è uscito, guardate qua come sono belli. Vedete ragazze? Non vi preoccupate che ora sta molto meglio. Ragazze, ora dobbiamo aspettare solamente che si cura gli occhietti. Abbiamo iniziato la cura. Lei gioca con Rocky. Vedete come sono belli? Eccoli qua. Vedete? Ragazze, da premettere che sempre vi dovete vergognare perché avete abbandonato una cagnolina di 2 mesi e mezzo. Chissà da quanto tempo era abbandonata. Quindi vergognatevi perché veramente non valete nulla. Della vita non valete veramente nulla. Fortunatamente ora sta molto meglio. Piano piano si riprenderà e vi terremo sempre aggiornati su tutto. Ecco qui Neve. Un bacio ragazze, grazie mille per aver condiviso tutti quanti e per far arrivare a quella gente di merda che abbandonano ancora i cagnolini nel 2024. Davvero uno schifo. Ragazze, Rocky fa il guardiano, vedete? Vede se qualcuno di noi la tocca. Se qualcuno di noi la tocca, fa il matto. Il matto. Nessuno la può toccare alla sua sorellina. Vi aggiorniamo dopo. Ragazze, riguardo alla coda di Neve, purtroppo sono state le zecche. Le tante zecche che aveva gli hanno fatto cadere tutti i peletti vicino alla coda, facendo arrivare proprio metà coda a 0 peli. Purtroppo dobbiamo attendere, i peli gli cresceranno, però dobbiamo attendere un bel po' perché comunque è arrivata proprio a 0. E dobbiamo tenere accortezza perché siccome ora è solamente una coda senza peli si potrebbe spezzare, quindi dobbiamo tenere molta molta accortezza, però non vi preoccupate, fortunatamente non è nulla di grave perché l'abbiamo trovata giusto in tempo. Ragazze, un altro po' che stava da sola, non oso immaginare cosa potrebbe, cioè cosa sarebbe successo veramente. Però ora piano piano si riprenderà. Per l'occhietto stiamo facendo la cura e piano piano incomincerà a vedere.